Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Oggi una news per quanto riguarda il futuro di casa nostra. Sì, anche tua. Beh, dipende molto da quanti dindini hai da spendere da adesso in futuro. Perché? Perché sto parlando di una società cinese che ha costruito un robot di nome Astrobot S1. Questo robot promette di poter fare tutte le faccende domestiche in poco tempo e in maniera perfetta. Ha un movimento chirurgico ed impara veramente in maniera molto rapida e veloce. Questo tutto grazie alla robotica più l'intelligenza artificiale. Questo connubio ha fatto sì che questo robot superasse i primi test per quanto riguarda la movimentazione in casa, anche perché è abbastanza veloce, 10 metri al secondo, non stiamo parlando proprio di un robottino lento lento. E poi dal video e dalle foto che si vedono in internet non è proprio uno scricciolino, noi siamo abituati ai robot per pulire i pavimenti che sono topolini in confronto. Questo sembra veramente una bella bestia, un bel armadio a quattro ante. E secondo me potrebbe essere utilizzato anche come guardia di casa, argomento molto importante che vedremo in un altro video. Ma torniamo a questo robot e alle sue caratteristiche. Che cosa succede normalmente nella giornata di una persona? In settimana ti svegli, ti prepari, vai a lavorare, passi tra le 8 e le 12 ore al lavoro, adesso non so voi che lavoro facciate, dopodiché torni a casa e vorresti metterti dopo una bella doccia, magari adagiato sul divano o sulla poltrona, a sorseggiare qualcosa di fresco, in questo caso d'estate quando stiamo girando il video, e goderti un po' di meritato riposo. Dopo una giornata di lavoro non c'è niente di meglio che mettersi lì e rilassarsi un attimino, staccare la spina e liberare la mente da tutta la giornata che magari è stata anche abbastanza frenetica, perché viviamo in una società che è molto frenetica, devi essere sempre in movimento, corri, fai, dispa. Ma purtroppo cosa succede? Torni a casa e devi lavare i piatti, caricare la lavastoviglie, lavare il pavimento, passare l'aspirapolvere, stirare, fare tutte quelle faccende per non vivere in un immondezzaio in casa. Ma banalmente anche pensare semplicemente alla cena, alla preparazione della cena, non è una cosa da poco. Io da poco mi sto cimentando in cucina perché, come chi mi segue da tanto tempo sul canale sa, quando parlo dell'argomento bimbi, io non sono proprio un amante della cucina inteso come preparazione, poi come mangiare sì, lo vedete, ma come come preparazione del cibo lo faccio, ma mi pesa veramente tanto, preferirei veramente ribaltare casa. Comunque torniamo all'argomento principale, questo robot ci permetterà di recuperare quel tempo e finalmente realizzare il sogno di andare magari anche fuori a fare un aperitivo piuttosto che stare in casa adagiati sul divano, sulla poltrona, a goderci la serata e a guardare la nostra serie TV preferita o il film o qualsiasi altra cosa voi vogliate fare. Perché? Perché questo prodotto riesce a muoversi e a imparare la planimetria di casa vostra, imparare dove tenete tutti gli oggetti per la pulizia di casa, ma attenzione, attenzione, per la preparazione anche dei cibi, perché sì, può anche cucinare. Il robot in questione è stato dichiarato che può cucinare e impara a cucinare sempre meglio e sempre più ricette grazie all'intelligenza artificiale, ma può anche piegare magari i panni, stenderli, preparare tutta una serie di cose e fare una serie di cose imparando sempre di più in maniera molto veloce. Naturalmente, prima di poter commercializzare un robot di questo tipo, adesso entriamo un po' più nella parte infausta della cosa. Voi provate a immaginare, avete un armadio a quattro ante per casa che con precisione millimetrica vi fa tutti i mestieri di casa. Ma se dovesse muoversi, avrà sicuramente dei sensori, ma incappare dentro nel bambino di casa o nell'animale domestico, sicuramente i produttori non vogliono che accada nessun incidente domestico in casa, anche perché sarebbe un disastro. Pubblicità negativa al massimo e questo robot verrebbe bandito e tutti quanti comincerebbero coi forconi a dire: bandite l'intelligenza artificiale, bandite robot in casa, ritorniamo alle persone che fanno le cose. Però vediamola in un'altra ottica. Lo so che poi parecchi di voi penseranno anche: sì, ma vado a togliere il lavoro delle altre persone che facevano magari le collaboratrici domestiche. È vero. Vediamo tutto nel futuro, anche perché parlano che da qui a 10 anni il prodotto verrà finito completamente.
Provate a pensare appunto solo le applicazioni da poter inserire in questo prodotto per far sì che sappia veramente tutto, che si muova in completa autonomia in casa vostra. E spero che aggiungano, come dicevo prima, anche una funzione guardia in casa, in modo tale che quando voi siete in vacanza non abbiate l'angoscia in vacanza di pensare a casa vostra. Anche perché io penso che un malintenzionato che entra in casa e si trova un armadio come quello davanti ci penserà due volte prima di procedere nei suoi intenti malavitosi. Quindi naturalmente, come dicevano loro, come hanno dichiarato loro, più o meno ci vorranno 10 anni, che è un lasso di tempo che sembra veramente tanto, ma come corriamo con la tecnologia è veramente poco. E poi soprattutto il prezzo non è ancora stato dichiarato, però immagino che non sarà per tutti all'inizio, un po' come tutte le novità. Pensate a qualsiasi cosa nell'arco temporale, anche quello più lungo, tutto ciò che è stato inventato, che era innovativo e riscontrava un forte impatto di acquisto sulle persone, all'inizio aveva prezzi spropositati. Mentre invece poi nascevano società che copiavano o comunque riproducevano, magari con delle migliorie, quel prodotto, e casualmente il prodotto iniziava a scendere. Quindi il mercato, quando incontra la concorrenza, purtroppo la prima persona che ha creato quel prodotto deve per forza abbattere il prezzo per far sì che sia più appetibile e naturalmente migliorarlo. Quindi tutto questo a favore nostro. Chi mi segue da tempo lo sa, io l'ho detto più di una volta, che tanti accessori o tanti prodotti anche di domotica appena usciti hanno prezzi abbastanza importanti, poi piano piano nel tempo iniziano a tagliare. Quindi aspettiamoci sicuramente all'inizio un prezzo elevato, aspettiamoci di vedere tanti video, perché secondo me ne parleranno più e più testate, perché se veramente come dicono loro abbiamo rivoluzionato il mondo di casa e tante persone avranno molto più tempo libero e ragazzi si realizzeranno quei film di fantascienza che io sono abbastanza datato ormai. Mi ricordo che vedevo da piccolo e dicevo wow, che bello sarebbe avere un robot in casa che fa tutto, che ti segue, eccetera, eccetera, eccetera. Beh ragazzi, ci stiamo arrivando grazie anche all'intelligenza artificiale che dà una grossa spinta per fare tante tante cose. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa evoluzione futura che avrà la robotica unita all'intelligenza artificiale nel nostro mondo. E io direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao!